alcune ferite aperte, ospedale, il discorso di Consip, ecco, ma cerchiamo di fare un po' il punto di quelli che sono stati intanto questi 2 anni e mezzo e soprattutto su queste ultime tematiche molto importanti per la città, come si muoverà la città? Beh, intanto una città che ha riguardato il futuro con fiducia, voglia di divertirsi, una città pulita, una città sicura, stiamo risalendo tutte le classifiche. È un impegno importante, chiaramente anche dal punto di vista del lavoro, le prospettive occupazionali, l'aiuto alla nautica fondamentale e la prospettiva però di una città che si candida a essere un leader anche nel turismo, non solo nella nautica, non solo nei settori tradizionali della difesa, ma una città che ha l'orgoglio di recuperare il posto che spetta, un posto importante. E chiaramente anche i problemi che dobbiamo affrontare, quelli dell'Enel, quelli dell'ospedale, sono temi che però noi possiamo guardare con ottimismo. Ecco, in coda del suo intervento ha espresso anche una certa preoccupazione riguardo alla vicenda Consci. Ma io ho detto che non era mai successo che a 10 giorni del Natale una lavoratrice, una donna, venisse licenziata in questo modo, che Consip ha una concessione pubblica di 53 anni per la quale si era impegnata a fare degli investimenti che non sta facendo, e questo mi preoccupa. Io vorrei che Consip recuperasse, come ha sempre fatto, una responsabilità sociale di impresa importante, che investisse per il bene dei lavoratori, per il bene della città, che la ricchezza prodotta in questi anni fosse anche nel futuro una presenza costante e proprio strategica. Non vedo questa volontà, spero di sbagliarmi, anzi il mio è un invito proprio questo a Consip a far sì che ci siano al più presto gli investimenti, che vengano prese decisioni per tutelare i nostri lavoratori e il nostro sistema dell'indotto, che è fondamentale per il nostro futuro. Parlando invece di sport, cultura, turismo, che sono altre tre tematiche sulla quale la Spezia sta dimostrando di avere una discreta tempra. I turismi sono occasioni di ricchezza. Quest'anno abbiamo fatto nuovamente un record, abbiamo aumentato del 10% le presenze, però a questo bisogna dare qualche risposta concreta. Grandi concerti, eventi sportivi, le questioni culturali, museali, il teatro, il Museo Lia, il Museo del Camec, il Museo del Castello, cose uniche che abbiamo, vanno valorizzate, vanno fatte diventare un prodotto da vendere e da presentare a livello nazionale e internazionale.